La cenere cade finendo sul tappeto, quello nuovo per giunta. Immagino che dovrei scattare verso l'alto, saltare giù da questo divano, togliere la cenere sul tappeto e magari anche gettare via la sigaretta, già che ci sono. Sì, in una situazione normale lo farei, ma questa non lo è. Lei è morta ed oggi, esattamente oggi, ho dovuto assistere ai funerali. Sarei rimasto volentieri a casa, ma non potevo. Per rispetto devo presentarmi, o i suoi genitori non mi avrebbero mai perdonato. Un po' li capisco. Vediamo i fatti. Ero io alla guida dell'auto. Sono stato io a decidere di accelerare per lasciarmi indietro la campagna. Sono stato io a perdere il controllo del mezzo. E anche se non ho capito bene come, sono io che mi sono salvato con solo pochi graffi. D'accordo, la colpa non è interamente mia. Lei non portava la cintura, io sì, ma questo non mi fa sentire meglio. Immagino non faccia sentire meglio nemmeno suo padre e sua madre. Probabilmente è per questo che loro non sanno la verità. O forse semplicemente perché alla fine sono solo un vigliacco incapace di affrontarli. Mi alzo a fatica dal divano, cercando di liberarmi da quella coltre di pigrizia che mi avvolge da quando è morta. La chiamo pigrizia, mi illudo sia quello, solo per non ammettere con me stesso che è una vera e propria depressione. Ma ho paura degli psicanalisti. Forse per questo preferisco mentire. Il campanello della porta suona mentre io inarco un sopracciglio. Chi accidenti è? Non amici o parenti, visto che ho espressamente fatto sapere ad ognuno di loro che disturbarmi avrebbe significato sicuramente morte. Tanto, avevo ucciso già una volta, no? Non volontariamente, ma fa davvero differenza quando avevo io il volante in mano. Mi incammino verso la porta pensando possa trattarsi del mio capo. Quello, lutto o non lutto, non perde mai l'occasione di rompermi le palle. Apro e mi ritrovo davanti uno strano signore mai visto prima. È abbastanza alto, almeno più di me, ok, non che ci voglia molto. Indossa uno smoking nero, porta una bombetta ed ha anche degli irritanti baffetti spuntati, un misto tra un perfetto gentleman inglese e il successore dei moschettieri. Ma quello che mi colpisce non è tanto il suo aspetto, non solo almeno, quanto la valigetta nera in cuoio che regge con la mano destra e immediatamente noto il foglio che tiene sulla sinistra. Ah, no, no, conosco il tipo. Quello è un assicuratore. Beh, lo è anche mio fratello. Quindi se voglio una polizza, posso occuparmene anche da solo. Inoltre, conoscendo l'ambiente, so bene che in quel foglio ci saranno più fregature che altro. Meglio anticiparlo, quindi. Così potrò tornare al mio dolore e alla mia colpa. No, guardi, non mi interessa. Conosco anch'io il campo delle assicurazioni. Quindi so bene che vuole solo fregarmi. Cerco di richiudere la porta e pace se è maleducato sbattergliela in faccia. Purtroppo lo sconosciuto è più veloce e riesce a bloccarla infilandoci un piede. A quel punto ho due possibilità. O apro, o chiudo con forza e glielo spacco. Peccato non si tratti di una vera e propria scelta. Con muta rassegnazione riapro la porta e lo invito ad accomodarsi con un cenno della mano. Piuttosto stranamente, lui non dice nulla. Semplicemente entra in casa mia come se appartenesse a lui. Quindi con comodità si siede sul divano, quello stesso divano dove mi trovavo prima. Buongiorno, signor Coletti. Ecco, adesso la cosa sta cominciando a diventare inquietante. Come fa a sapere il mio nome? Questa casa non è intestata a me. Non c'è neanche il mio nome sul campanello. Non dico niente. Qualcosa nel suo aspetto mi suggerisce che è meglio tacere. Non che ci sia qualcosa di veramente strano in lui. Sembra un tipo eccentrico, ma ne ho incontrati tanti. L'ultimo signore che si è fatto assicurare da mio fratello ha preteso una polizza contro gli attacchi da parte di mostri demoniaci. Quindi, come sa il mio nome? Mi siedo sull'altro divano, guardando con attenzione e al tempo stesso con circospezione. Lo sconosciuto sorride, mostrando una fila di denti bianchissimi, forse anche troppo. Che razza di dentifricio usa?
Oh, ma io so tante cose di lei. Non dico niente, limitandomi a fissarlo. La mano sinistra scivola nella tasca dei jeans e da lì estraggo il mio cellulare, tenendolo in mano con finta tranquillità. Se cercherà di fare qualcosa di strano, chiamerò la polizia. Il commissariato è vicino. Arriveranno in un lampo. Per esempio, so di quell'incidente. Deve essere davvero brutto essere l'involontario assassino della propria fidanzata, vero? Spalanco gli occhi e perdo la presa sul cellulare che cade a terra. Abbasso lo sguardo, quasi in trance. Lo schermo si è fracassato e probabilmente anche il resto del cellulare è ormai inutilizzabile. Maledetti telefoni moderni. Con i vecchi modelli Nokia non sarebbe mai successo. Ma non è questo il momento di preoccuparmi del cellulare. Quello che l'uomo ha appena detto è molto più preoccupante. Nessuno sa di quell'incidente. O meglio, nessuno sa che al volante c'ero io. Ho mentito. Ho detto che guidava Rob. Non ho ammesso con nessuno che la colpa è interamente mia. Neanche i suoi genitori lo sanno. Lei come lo sa? Le parole quasi mi muoiono in gola e trovo difficile parlare. Quello sconosciuto è a conoscenza del mio segreto. Allora forse anche altri lo sanno. E i genitori di Rob cosa penseranno? Cosa faranno quando verranno a sapere che io ho ucciso la loro unica figlia? Gliel'ho detto. Io so tante cose. So che si sente in colpa, che crede di averla uccisa. Esattamente come un comune assassino. Vorrebbe che tutto questo non fosse mai successo. Non è vero? Non rispondo. Non so se perché trovo tutto questo spaventoso o semplicemente credo che la mia risposta sia scontata. Lo sconosciuto non sembra dare troppa importanza al mio silenzio e preferisce andare avanti nel suo discorso. Io posso aiutarla. Una pausa. Vede, la mia ditta è molto interessata alle persone defunte. Capisce? Uccidendo la sua fidanzata ci ha omaggiato di un inaspettato introito ed era ancora molto giovane e in salute. Ci sarebbero voluti anni prima che si decidesse finalmente a morire. Sgrano gli occhi, incredulo. Quel tipo è un folle. Se avessi ancora il cellulare chiamerei un manicomio, ma non ce l'ho. E in fondo mi sento quasi obbligato a restare lì seduto ad ascoltarlo, come se decine di mani oscure mi impedissero di alzarmi e buttarlo fuori a calci. Tuttavia, per noi è una mera faccenda di numero. La sua fidanzata o un'altra persona per noi non fa differenza. Si ferma un istante cominciando a tormentare quei corti baffetti che mi irritano ogni secondo di più. Sorride, un sorriso malvagio che assomiglia più a un ghigno. Quindi posa il foglio che ha con sé sul tavolinetto che ci divide, spingendolo con le dita nella mia direzione. Basta una firmetta, vede? Una firmetta e tutto questo non sarà mai accaduto. Nessun incidente, nessuna morte, nessuna colpa. Tutto come prima. Non è magnifico? Il suo sorriso si apre ancora di più, rivelando una fila infinita di denti. Sono troppo lontano per contarli, ma giurerei che siano di più di 32 dei comuni mortali. Lancio un'occhiata al foglio, sicuro che sia tutto uno scherzo. O quell'uomo è pazzo, o mi sta prendendo in giro. Magari si tratta solo dello scherzo di qualche collega, uno scherzo crudele. Tuttavia, la situazione è strana. L'intera atmosfera è strana. C'è persino un innaturale silenzio. E quando hai l'autostrada che passa dietro la casa e vivi in un quartiere industriale, quasi ti scordi di cosa sia il silenzio. Ma sono un affarista, non mi faccio incastrare. E di certo non firmo contratti che non conosco, terrestri o spirituali che siano. Lo ammetto. Non credo al paranormale e la parte razionale di me è convintissima di avere di fronte un pazzo, ma c'è anche una parte di me che si sta disperatamente nutrendo di speranza. Magari è tutto vero, magari si tratta di un miracolo, anche se lo sconosciuto non ha esattamente l'aria di un cherubino. Cosa vuole in cambio? Domando scrutandolo con serietà. Lui prende una penna dal taschino nera con i bordi in oro. La posa sul tavolino accanto al contratto. Beh, vede signore, io non ho il potere di lavare interamente la sua colpa. Inoltre mi capisce, io sono un uomo d'affari. Non posso rinunciare a un introito senza ottenere niente.
Resto immobile con la faccia di un perfetto giocatore di poker, anche se perdo quasi tutte le partite. Non voglio incalzarlo, voglio che sia lui a dirmi cosa vuole da me. Ci sono centinaia di persone che hanno perso dei cari. C'è chi persino addirittura dei figli. Perché è venuto da me? Solo questo vorrei capire. Quindi, l'affare che le propongo è molto semplice. Lei firma. In questo modo riottiene la sua fidanzata e non ci sarà alcun incidente. La sua vita potrà trascorrere in tranquillità, ma in cambio, quando lo riterrò opportuno, lei dovrà pagare il suo debito. Forse è la mia immaginazione che mi gioca qualche scherzo, ma giurerei di aver visto brillare i suoi occhi a quelle parole. Qualcosa non torna. A conti fatti, lui non mi ha risposto. Come dovrei pagare? Chiedo quindi circospetto. Secondo dopo secondo cresce in me la consapevolezza di quello che sto facendo. Un patto col diavolo, ecco cos'è. Che quello sia lui in persona o un emissario poco conta. Ecco che il ghigno si fa di nuovo strada nella sua bocca, mentre lui si china verso di me, diminuendo la distanza tra noi. Come le ho detto, è una questione di numeri. In cambio della vita della sua fidanzata, lei prenderà, al momento opportuno, due vite. Per me. Resto in silenzio qualche secondo, mentre la mia mente elabora le informazioni raccolte. Devo essere cauto. Non devo farmi fregare come un pivello. Chi mi garantisce che non mi chiederai di ucciderla e di suicidarmi per ottenere quelle due vite? Lo guardo con attenzione, ma già la mia mano destra scatta verso il tavolino, afferrando la penna. Mi basta quella risposta, quell'unica risposta per firmare. Forse non dovrei. Mi sta chiedendo di uccidere due persone. So che non l'avrei affatto la mia colpa. Piuttosto ne creerei una più grande. Ma si tratta di lei, non sono un ipocrita. Non posso dire che per me la sua vita valga come quella degli altri. Lui sorride e porta le mani di fronte al petto, cominciando a muoverle, come per scacciare quel sospetto. Ma no, su via! Non sono così meschino. Sono convinto che potrebbe esserlo molto di più se volesse. Le assicuro che non sarà così. Anzi, le dirò di più. Sarà lei stesso a decidere quali vite prendere. Io le indicherò solo il momento. Una piccola pausa accompagna le sue parole. Allora, affare fatto? Con un gesto della mano mi indica il foglio che aspetta ancora una mia firma. La mano mi trema, ma riesco comunque a vergare nome e cognome in quello spazio. Non appena stacco la penna dal foglio, dopo aver ultimato la stipulazione del contratto, la testa comincia a girarmi e la vista si offusca. Cado sul pavimento battendo la testa e l'ultima cosa che vedo è lo sconosciuto che prende il foglio firmato e lo sistema nella sua borsa. Mentre chiudo gli occhi, riesco a vedere che ha decine di contratti lì dentro. Apro gli occhi, la mia testa scoppia e mi sento a pezzi. Dove sono? Mi metto a sedere ancora intontito. Sono nel letto, questo posso vederlo. Mi volto alla mia sinistra e sgrano gli occhi, incredulo. Roberta è lì, ed è viva. Ne sono sicuro, è viva, sta solo dormendo. Posso vedere il suo petto alzarsi e abbassarsi al ritmo del suo respiro. Lancio un leggero grido stupefatto e lei apre gli occhi guardandomi con curiosità. Amore, che succede? Mi guarda come se fossi pazzo. Forse lo sono davvero. Le sorrido appena, cercando di comportarmi in modo naturale. Niente, niente. Solo un brutto sogno. Con un sorriso si alza, dirigendosi verso la cucina e lasciandomi lì, preda dei miei pensieri. Stordito, mi alzo di scatto, corro fino alla finestra spalancandola. Osservo le casette di legno intorno, gli alberi, la natura, i cani del proprietario dello chalet accanto che corrono nel prato. I bambini dei vicini che mi salutano con grandi schiamazzi. Siamo ancora in montagna. Non siamo mai tornati a casa. L'incidente non esiste. Sorrido felice, ispirando a pieni polmoni quell'aria limpida. Era tutto un brutto sogno. L'incidente, il funerale, quello strano tipo, solo un incubo. Ho ancora un sorriso entusiasta stampato sulla faccia mentre abbasso lo sguardo per salutare a mia volta i bambini. Ma ecco che il sorriso mi muore sul volto. Seduto su una panchina, poco distante, lo sconosciuto mi guarda,
arricciandosi i baffetti con il suo classico ghigno. E in quello stesso istante sento la sua voce nella mia testa. Si ricordi, signore, al momento più opportuno.